Bella a tutti ragazzi, qui è Adumeyang e benvenuti in questo nuovo video. Come avrete sicuramente visto da questo video c'è anche la sigla, per questo ringrazio il mio amico Luca che mi ha procurato questa sigla molto bella, grazie Luca. Iniziamo col video, pronostico Italia Under 21, Repubblica Ceca Under 21, Europei Under 21 che si giocano in Polonia. L'Italia deve vincere se vuole rincorrere il sogno semifinale. Passa la prima di un girone, sono tre gironi e la migliore seconda dei tre gironi. L'Italia dovesse vincere oggi, gioca alle 18, dovesse vincere alla strada spianata perché il Portogallo è a quota 3 e con la prossima gara potrebbe arrivare massimo a 6 e nel primo girone è uguale la Slovacchia. Quindi l'Italia contro la Germania gli basterà un pareggio per arrivare addirittura come migliore seconda, ma anche come prima se vince, o dipende dalla differenza reti di questa sera. Potrebbe essere che pareggiando può arrivare anche prima. Infatti l'Italia con più reti riesce a vincere, meglio è, perché se dovesse vincere 2-0 e la Germania per più di 2-0, a quel punto la Germania basterebbe un pareggio per arrivare prima, mentre l'Italia, se ne fa di più della Germania, l'esatto contrario. Italia che infatti prevede un over 1,5, no gol, anche se c'è Schick nella Repubblica Ceca, ma l'Italia ha davvero una grandissima difesa dove ci sono i futuri della Juve, Caldara e Rugani. Prevedo però anche un under 4,5 perché comunque l'Italia, oltre a Bernardeschi, Berardi, Petagna e Chiesa, non ha grandi attaccanti, cioè ci sono Cerri e Di Gennaro che quindi non possono fare molto, quindi devono segnare soprattutto nel primo tempo. Ovviamente metterei il 2 su una possibile schedina per l'Italia, che secondo me vincerà. E, il risultato esatto 3-0 Italia. E se vi devo dire pronostico anche della Germania che giocherà contro la Danimarca, no gol, under 4,5 over 1,5, ma finisce 2-0 Germania, quindi Italia che poi basterà un pareggio per arrivare come prima. C'è la Spagna che già è passata come prima addirittura, e questo video finisce qui. Vi parlerò di tutto il resto di questo turno degli Europei Under 21 in un video che uscirà domani. Mettete like, iscrivetevi, bella!